L'Hockey Club Bolzano è una delle realtà sportive di più lunga tradizione nell'arco alpino. La ottima reputazione in nome della quale l'Hockey Club Bolzano Foxes gioca oggi nel campionato internazionale di Hockey Ebel Erste Bank Ice Hockey Liga affonda le proprie radici in un passato glorioso culminato nella vittoria del campionato delle Alpi e del torneo Sei Nazioni negli anni 90. Di 19 titoli vinti, 11 sono stati festeggiati nel vecchio padiglione Fiera, gli altri 7 nel moderno stadio del Ghiaccio Palaonda. Il motore dell'ingresso dei Foxes nel campionato transfrontaliero Ebel è stato il direttore di Hockey Club Bolzano Dieter Knoll e il suo team ha potuto assicurarsi la vittoria del campionato Ebel già al primo anno di partecipazione. Una sorpresa per tutti. Siamo partiti senza pensieri e alla fine siamo riusciti a vincere il primo anno il titolo dell'Ebel, che chiaramente era un sogno, ma alla fine l'ultima partita a Salisburgo eravamo tutti i giocatori in top form, specialmente il portiere, abbiamo portato a Bolzano questo titolo. Beh, adesso chiaramente la prima cosa è che l'Ebel è il campionato, il quinto campionato più importante dell'Europa. C'è tutto un altro spettacolo, c'è tutto un altro agonismo, un'altra velocità e questo chiaramente per il pubblico è molto interessante, molto bello. I successi nel campionato Ebel sono il risultato di anni di lungo e duro lavoro. In questo senso Tom Pockel, allenatore della prima ora, quando si è trattato di pianificare la squadra, ha deciso di rafforzarla con alcuni talenti italo-canadesi allo scopo di risultare competitivi nel campionato Ebel, più duro della Liga Italiana. L'ossatura della squadra è però, oggi come un tempo, formata da giocatori locali, come la roccia altoatesina Alexander Egger. Ma penso che con l'avventura Ebel è tornata un po' l'euforia che ho conosciuto negli anni 90, dove c'era tanto spettacolo nell'hockey e come bambino sono sempre venuto a vedere le partite dell'Hockey Club Bolzano e adesso finalmente posso dire che è tornata questa euforia, questo interesse e è molto bello vivere questo come giocatore. I derby tra i Foxes bolzanini e gli squali di Innsbruck sono sempre qualcosa di particolare. Nel primo match disputato dopo l'ingresso nel campionato Ebel, l'incontro fu proprio Bolzano-Innsbruck e della particolare atmosfera ancora oggi nulla è cambiato. La maggior parte dei giocatori sudtirolesi li conosco già dalle partite amichevoli, qui ci sono tanti giocatori rinomati. L'Hockey Club Bolzano è sempre stata una squadra pericolosa in quanto tecnicamente sono molto bravi a pattinare su ghiaccio. Soprattutto il fatto di essere ben strutturati li rende pericolosi, ma un successo di questa portata è davvero sensazionale. Anche per il coallenatore della squadra di Innsbruck, Pierre Beaulieu, vale la pena arrivare fino a Bolzano tanto più in occasione di un playoff. Il derby Bolzano-Innsbruck ha sempre significato per noi una bella atmosfera in entrambi i palazzetti. Il Bolzano è sempre stato un buon avversario, ragione per la quale dobbiamo sempre mostrarci al meglio per vincere. Nell'ottica dell'Euregio, l'incontro tra Bolzano ed Innsbruck rappresenta naturalmente un momento speciale. Come si vede nel filmato, sul derby tra le due capitali dell'Euregio, Bolzano con i suoi Foxes ed Innsbruck con i suoi squali, la temperatura sportiva è molto alta. Alla fine hanno vinto i Foxes 8-5 e così tuttora è pronto per il match di ritorno ad Innsbruck il 14 di febbraio.